Un cordiale saluto a tutti i telespettatori sintonizzati su Amica 9, canale 91 e anche via social sul nostro canale YouTube. Siamo in diretta da Barletta per la proclamazione a sindaco della città del dottor Cosimo Cannito. 4 anni fa la prima proclamazione, dopo 8 mesi dalla sfiducia, oggi il dottor Cannito ha riconquistato la fascia tricolore. Sono col senatore di Forza Italia, Dario Damiani. Senatore, una vittoria sofferta. Alla fine il dottor Cannito ha conquistato il ballottaggio, ha vinto il ballottaggio con il 65% delle preferenze. La candidata del centro-sinistra Santa Scommegna si è fermata al 35%. Sì, sono stati innanzitutto, diciamo, questi mesi di commissariamento, quindi ringrazio innanzitutto il commissario prefettizio che è stato in questi mesi qui a Barletta e quindi ha avuto modo di conoscere non soltanto questa realtà politica e economica, ma ecco, si è adoperato anche per quello che era nelle sue, voglio dire, necessità, nelle sue cose da fare. Quindi è chiaro che sono stati, come dico, mesi di sofferenza per la politica, perché è mancata poi la politica, quella che serviva in un momento delicato per il paese. Quindi oggi finalmente si riprende, si riparte da dove, ecco, ci eravamo un po' lasciati. Questo a dimostrazione, ed è un dato politico, ne ho parlato anche in questi giorni con tanti miei colleghi a livello nazionale e parlamentare, che dove, ahimè, ogni tanto, ecco, purtroppo si sono sfiduciati i sindaci, poi subito dopo sono stati comunque, voglio dire, battuti gli stessi nelle urne. La stessa cosa è successa qui, perché poi, ecco, alla fine oggi chi ha sfiduciato il sindaco Cannito a suo tempo, oggi anche non è stato nemmeno rieletto in molti di questi in consiglio comunale, o comunque quella proposta politica poi oggi è stata sconfitta dalle urne dei cittadini, quindi il popolo ha deciso ed il popolo è sempre sovrano. E in questo caso il popolo ha dato un indirizzo chiaro, che è quello appunto di governare oggi la città di Barletta. Si di Mino Cannito ed è stato quello anche il leitmotiv della nostra campagna elettorale, cioè la fiducia oggi del popolo verso il sindaco Mino Cannito. Quindi merito è suo veramente per questa empatia che lui ha con i cittadini. Adesso ecco, viene il bello, viene governare questa città, ci sono tante cose da fare, quindi mettiamoci subito al lavoro. Io devo continuare, ecco, in quella che è quel rapporto, come dicevo, cercare di aiutare l'amministrazione. Ci sono tante opere da completare, ci manca l'autorizzazione per quanto riguarda i lavori del porto, quell'ambientale che il Ministro dell'Ambiente dovrebbe rilasciare nelle prossime settimane, ci sono tante altre questioni aperte e quindi dobbiamo veramente rimettere mano all'agenda politica e ripartire quanto prima. Quando, dopo la sfiducia, il dottor Cannito aveva detto: "Sono stanco, non voglio più ricandidarmi". Poi a febbraio è successo qualcosa. A febbraio lui ha deciso di scendere nuovamente in campo e ha fatto un appello a chi ama la città. Il centrodestra ha risposto. La campagna elettorale, diciamo che è stata lunga, perché ricordiamo che subito dopo la sfiducia, qualche settimana dopo, c'è stato il suo primo comizio, quello, diciamo, della verità, era presso appunto i giardini di Viale Giannone. Quindi, come dire, di lì è un po' iniziata. Quindi era lunga la campagna elettorale, quindi non si è stancato o comunque non era stanco. Lui appunto voleva intorno a sé una squadra importante, abbiamo fatto, ecco, messo insieme i partiti e le liste civiche e oggi il risultato è stato questo, quindi un progetto importante e quindi a lui oggi, voglio dire, la massima fiducia da parte di tutti quanti noi per governare la città. In questa campagna elettorale è stato più volte detto Barletta libera e il dottor Cannito ha dedicato questa vittoria a tutti i cittadini. Sì, perché ecco, alla fine abbiamo scoperto che un po' i motivi erano quelli, cioè ahimè anche lo stesso potere regionale o l'ingerenza regionale avevano spinto per la sfiducia a Cannito, tant'è che molte vicende sono state poi certamente scoperte, sono, voglio dire, oggi, voglio dire, di dominio pubblico perché sono state anche pubblicate dai giornali, quindi era una fiducia, era una sfiducia o meglio strumentale che era stata strumentalizzata, come dicevo, con le ingerenze politiche, quelle regionali. Ecco perché abbiamo detto basta, i cittadini devono decidere, Barletta è governata dai cittadini, dai barlettani. Intanto, come possiamo vedere dalle immagini di Danny Sguera, sta per cominciare la cerimonia di proclamazione. Adesso lasciamo che le immagini, quindi che la cerimonia possa essere trasmessa per tutti coloro che ci stanno guardando da casa, in TV al canale 91, ma anche sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook.
cameraman che passano, fanno giro. Prova. Allora, buonasera a tutti. In via preliminare consentitemi di ringraziare tutti coloro che stanno collaborando con l'Ufficio Centrale per il celere ed efficiente espletamento delle attività dell'Ufficio Centrale. E quindi voglio ringraziare il Segretario Generale del Comune di Barletta, il Commissario Straordinario, tutto l'ufficio elettorale, la Segreteria della Presidenza del Consiglio Comunale e la Polizia Municipale. A beneficio di tutta la comunità qui presente, vorrei ricordare che l'Ufficio Centrale ha il compito di verificare, sulla base dei verbali che sono trasmessi dalle sezioni in cui è stato esercitato il diritto di voto, di verificare e riepilogare i voti attribuiti sia ai candidati sindaco che ai candidati consiglieri comunali. Quindi l'Ufficio Centrale, insediatosi immediatamente dopo le consultazioni elettorali del 12 giugno, ha iniziato dapprima a verificare i voti attribuiti ai candidati sindaci e, verificato che nessuno dei candidati aveva raggiunto la maggioranza assoluta dei voti, ha fissato il turno di ballottaggio, come ben sapete, per il 26 giugno. Ora, verificati invece i voti del turno del ballottaggio, possiamo proclamare il candidato sindaco. Nei prossimi giorni, questo lo dico un po' a beneficio di tutti quelli che ce lo hanno richiesto, l'Ufficio Centrale procederà a verificare i voti attribuiti alle singole liste, in parte lo ha già iniziato a fare, e le preferenze attribuite ai singoli candidati per poi arrivare alla designazione dei consiglieri comunali che verranno quindi proclamati successivamente. L'Ufficio Centrale quindi ha il compito di dare corretta attuazione alla volontà popolare che si è manifestata durante le consultazioni elettorali e mi piace ribadirlo e precisarlo che la legge prevede che l'Ufficio Centrale sia presieduto dal Presidente del Tribunale o da un magistrato da lui delegato, in questo caso la sottoscritta, magistrato del Tribunale di Trani, che viene ausiliato nel suo compito da un segretario cancelliere del Tribunale di Trani e da 6 esperti prevalentemente impiegati come cancellieri, operatori, funzionari sempre del Tribunale. E questo a sottolineare come il Tribunale tuteli tutti i diritti dei cittadini di una comunità. E mi piace sottolinearlo perché quando assistiamo, e non è infrequente assistere purtroppo, a immagini di delegittimazione dell'autorità giudiziaria, io invece voglio al contrario ricordare che il Tribunale di Trani è presente sul nostro territorio ed è presente attraverso tutta la sua attività giudiziaria, sia quella penale e sia quella meno rumorosa ma altrettanto operosa, che è la giustizia civile, compresa la giustizia, il settore del lavoro e della previdenza in cui io opero. Scusatemi se ho fatto questa breve digressione, ma mi sembrava opportuno farlo. Tornando alle ragioni per cui siamo qui riuniti oggi, permettetemi ancora, prima di procedere alla proclamazione ufficiale del sindaco di Barletta, di porgere, dottor Cannito, da parte mia e di tutto l'Ufficio Centrale, i nostri migliori auguri per un buon lavoro, per un proficuo lavoro, perché al termine del suo mandato elettorale la nostra città, che tanto amiamo, possa essere più vivibile non soltanto per noi, ma anche per i nostri genitori e per i nostri figli.
perché anche loro a loro volta la amino e soprattutto facciano parte della cittadinanza attiva che promuove il bene della comunità stessa. Quindi ora possiamo passare alla proclamazione del sindaco. Il presidente dell'ufficio centrale, verificato che nei confronti del candidato per il quale la proclamazione sta per essere effettuata non è sopravvenuta e non è stata accertata successivamente alle operazioni relative alla presentazione delle candidature alcuna condizione di incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 numero 235, compiute le suddette operazioni, tenuto presente il disposto dell'articolo 72,9 del decreto legislativo 18 dicembre 2000 numero 267, in base al quale dopo il secondo turno di votazione è proclamato eletto sindaco il candidato alla medesima carica che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi, accerta che il candidato signor Cosimo Damiano Cannito ha riportato fra i due candidati alla carica di sindaco ammessi al turno di ballottaggio il maggior numero di voti validi, cioè il numero 22.427 voti validi. Quindi il presidente, nella persona della sottoscritta di Benedetto Floriana, alle ore 18.08 del giorno 29 giugno 2022, proclama eletto alla carica di sindaco del comune di Barletta il signor Cosimo Damiano Cannito. Salve le definitive decisioni del Consiglio Comunale. Con le gambe che mi tremano un po', rappresento la mia emozione. Questa fascia, indossare questa fascia non ci si abitua mai, dottoressa. È una fascia che ha grandi responsabilità di una intera comunità. È una fascia che provoca emozioni, responsabilità, impegno, passione. Dovere di rappresentare la nostra comunità nello spirito di democrazia e di legalità. Un sindaco non lo si deve giudicare dalla sua appartenenza politica, un sindaco lo si deve giudicare da quello che è in grado di fare per la propria comunità, una comunità che può essere fatta da qualsiasi cittadino, bianco, nero, omosessuale, eterosessuale, povero, ricco, e quindi noi abbiamo questo compito. Lo dico anche, un invito che rivolgo a tutta la politica. Ho già detto nell'intervista che dobbiamo sotterrare l'ascia di guerra e dobbiamo fumare, come si dice, il calumetto della pace, perché tutti quanti abbiamo un obbligo nei confronti della nostra comunità. Abbiamo l'obbligo di servirla, di rappresentare la nostra istituzione al meglio, di dare loro una migliore qualità di vita, e questo che i cittadini si aspettano da noi. Non ci hanno dato il voto così, ci hanno dato un impegno e noi dobbiamo servire questa comunità come se fossimo dei veri e propri operai, come se fossimo dei servitori umili. Quindi non è il momento di enfasi, non è il momento di arroganze, è il momento di stare insieme e di fare un patto con i nostri cittadini. Ci avete dato questa responsabilità e noi dovremo rispondere al meglio con questa responsabilità. Grazie dottoressa per le parole che lei ha detto. Io ovviamente sono molto emozionato
Non pensavo a questo risultato. Non pensavo. Consentitemi di ringraziarvi tutti, di ringraziare la mia famiglia, di ringraziare chi veramente ha deposto in noi la massima fiducia. Quei 22.000 voti che diceva la dottoressa non sono pochi, sono tanti e rappresentano un testimone che i cittadini ci hanno dato. Guai se deludiamo i cittadini ancora una volta, che abbiamo bisogno di stabilità politica. I cittadini non ce la perdonerebbero, si allontanerebbero ancora di più dal corpo politico e davvero a questa città la ammazzeremmo ancora un'altra volta, come è stato fatto nei precedenti anni. Noi abbiamo l'obbligo, il dovere, la responsabilità, la volontà di fare il meglio per tutti i cittadini, qualsiasi cittadino, l'ultimo cittadino. E quindi da domani al lavoro. E consegno anche per la stampa un comunicato. Io non sono ancora nel pieno delle mie funzioni. Da domani però farò una richiesta a tutti quanti i rappresentanti delle liste e dei partiti affinché nel più breve tempo possibile mi diano i nomi per comporre la giunta, perché dobbiamo andare in consiglio comunale, non abbiamo più tempo da perdere, abbiamo perso 8 mesi di tempo, dobbiamo recuperare questo tempo, abbiamo molto, 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 molto da fare. Stamattina mi sono incontrato col prefetto e abbiamo discusso di argomenti davvero molto, molto importanti che cambieranno il volto della nostra città. Noi dobbiamo essere conseguenziali, assumiamoci questa responsabilità, ce la dobbiamo assumere davanti a tutti i cittadini. Io vi ringrazio tutti e vi abbraccio come al solito tutti. Giusto per essere meno per essere così come sono io. Grazie. Grazie. Sono d'accordo. Allora, giusto per spezzare un pochino il momento di cerimonia importante, la dottoressa ha sbagliato a mettermi la fascia. Non vorrei che qualcuno poi domani portasse questa fotografia in tutta Italia dicendo non sa indossare la fascia. Va bene, non faccio come Adamo, ma la colpa è di Eva, quindi... È una disposizione di legge, il verde deve stare da questa parte, va bene. Ovviamente non vi invito al ristorante perché siete tanti, anche perché sapete che al ristorante non ci vado mai, va bene. Dobbiamo girarci, sindaco. Sì. La cerimonia è finita, abbiamo il sindaco Cosimo Cannito, la proclamazione ufficiale oggi, la cerimonia, ci dicono dalla regia che dobbiamo guardare lì in camera. 4 anni fa la cerimonia di proclamazione, dopo 4 anni, dopo la sfiducia, dopo 8 mesi difficili, ancora una volta Mino Cannito è sindaco di Barletta. Che emozioni sta provando rispetto all'altra volta?
No, è un'emozione alla quale non ci si abitua mai. E quindi, perché uguali sono le responsabilità nei confronti dei cittadini, anzi forse sono aumentate le responsabilità, perché i cittadini da noi chiedono stabilità politica, chiedono migliore qualità della vita, chiedono lavoro, chiedono sicurezza, chiedono impegno sociale, chiedono divertimento, perché anche questo fa parte della vita di una comunità. È aumentata il senso di responsabilità, perché questa volta i cittadini hanno deciso di cambiare sistema politico. A Barletta è accaduto una rivoluzione, sono stati non eletti consiglieri comunali che erano presenti da 20 anni nella nostra città, e quindi il cittadino ha detto: Cannito, questo è il compito che ti affidiamo, cura la nostra città, e ovviamente ti chiameremo se fallirai in questo compito. L'abbiamo sentito anche prima, alcuni cittadini hanno detto 5 anni, almeno 5 anni. Io lo spero, confido in questo, spero che la classe politica sia diventata più matura rispetto agli altri anni, rispetto al precedente. Non ci sono elementi forti, politicamente forti, con consensi molto forti che possono determinare le scelte politiche, orientare anche alcuni aspetti che vanno a comporre la Giunta, ma io su questo sarò inflessibile, perché ove noi che abbiamo avuto questo mandato non dovessimo rispettare questo mandato dai cittadini, allora dovremmo prenderne atto e uscire dalla politica di Barletta, vergognarcene e ritirarci e chiedere scusa ai cittadini. L'appello è stato quello a collaborare per il bene della città. Io colgo l'occasione per dichiarare la mia solidarietà alla dottoressa Scommegna, che è stata oggetto di insulti, a volte anche di più sessisti. La invito in posizioni diverse, a collaborare per il bene della nostra città. Sono sicuro che accoglierà questo appello. E così come anche dobbiamo riportare tranquillità alla nostra comunità, che è stata scossa da una competizione elettorale abbastanza dura, che ha rasentato spesso non proprio l'eleganza, diciamo, comportamentale che ci si aspetta dalla politica, ma la politica è anche questo, e quindi noi dobbiamo davvero rispettarci. E quindi, per cortesia, no alle provocazioni, no agli insulti, no a edileggio, ovviamente in un'ottica di maggioranza e di opposizione, sebbene per me questa maggioranza opposizione dovrebbe essere una forma più di collaborazione, non di contrapposizione, anche di a volte demagogica e strumentale, perché questa contrapposizione non fa bene alla comunità, nuoce soprattutto alla politica. Da domani addetto al lavoro per la Giunta, intanto come ha vissuto Cosimo Cannito questi primi 3 giorni? Devo dire che ero molto in ansia, ero molto provato fisicamente, psicologicamente. Mio malgrado ho dovuto cancellare il contratto di lavoro come medico che avevo, e questo davvero mi è doloroso, perché amavo e amo la mia professione, ma adesso la professione di sindaco, che è molto più importante sotto l'aspetto, perché devo curare una comunità, mi devo prendere cura di questa comunità come medico, come uomo, come professionista, come sindaco devo curare la mia comunità rispettando tutti, dal primo all'ultimo cittadino, se esiste un ultimo cittadino, perché non esiste per me né il primo né l'ultimo, sono tutti quanti i cittadini della nostra città, della mia comunità. Io chiedo loro collaborazione, chiedo aiuto, sostegno. La mia azione probabilmente alcune volte si incepperà, nessun alibi alle mie sconfitte quando sbaglierò, perché un sindaco deve assumersi la responsabilità e il coraggio di decidere, pur sapendo che quell'azione possa essere sbagliata,
e quindi recuperare il rapporto con i cittadini chiedendo loro scusa, ma io non andrò da capo in giro per quantieri, non per avere like, ma per stimolare i lavoratori a fare meglio e prima la consegna dei lavori. Ieri mattina ho portato il caffè a 6 operai, davvero l'ho portato con il cuore, mi sono sentito uno di loro perché stavano lavorando per la mia città. Ecco, io sono uguale a quegli operai che stanno lavorando per la propria città e quindi dovrò assolutamente continuare in questa ottica senza andare, ripeto, alla spasmodica ricerca dei like. I like molto spesso possono essere di parte, invece bisogna stare molto attenti alle critiche. Bisogna ascoltare i cittadini, bisogna sopportare le critiche, perché in quelle critiche probabilmente c'è un po' di verità o c'è molta verità, e noi abbiamo il dovere, il compito, la passione, l'orgoglio, il motivo per continuare a guidare la nostra comunità, come ho detto prima, in un'ottica di legalità, di democrazia e di rispetto dei diritti di tutti. Da dove ricomincia l'amministrazione Cosimo Cannito? Quali sono le priorità? Le priorità sono lo stadio. Ieri mattina siamo stati già allo stadio Puttilli, abbiamo già visto, le cose sono ben impostate, poi dobbiamo prepararci ad accogliere 90.000 persone, 90.000 ospiti nella nostra città perché dobbiamo prepararci al Jova Party, un evento importantissimo che ci porterà all'attenzione di tutta l'Italia e forse anche altro l'Italia. Dove abbiamo delle grosse responsabilità di sicurezza, dobbiamo consentire ai cittadini, agli ospiti, di divertirsi al meglio in sicurezza. Quindi è una grandissima impegno, anche fisico, psicologico, perché quando si hanno queste responsabilità non si dormono sogni tranquilli e bisogna stare sempre in azione, sul pezzo, guardare, essere presenti di persona, perché tutto vada per il meglio. E allora in bocca al lupo e buon lavoro, Sindaco. Grazie a tutti quanti i cittadini di Barletta e grazie a voi. E grazie a tutti voi. Da Barletta, da Palazzo della Marra è tutto. La cerimonia di proclamazione del Sindaco Cosimo Cannito a... Un attimo solo, sta succedendo qualcosa. Grazie per la cortese attenzione. Da Barletta, da Palazzo della Marra è tutto, grazie per averci seguito e a tutti voi un buon proseguimento di giornata.